7 di mattina, 1 ottobre 2023. Apro gli occhi e con lo stesso patologico richiamo di sempre rivedo lì, fisso sul soffitto della mia stanza, quel maledetto pezzo di carta bianca che attesta, ancora una volta, che siamo un passo sempre più distanti dalla meta. Daniele Silvestri cantava così. Le cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60. Ebbene no, questa non è una storia d'amore alla Daniele Silvestri, ma un po', anche se solo in parte, mi piace pensare che gli si avvicini. Basta con questi video di politica, hai rotto! Marina! Marina! Sì! Il bus! Arrivo! A bloccare queste folli manovre, ma il nostro adorato governo italiano si schiera dalla parte dell'Ungheria, portando le coppie LGBTQ+ e i loro figli a tantissime difficoltà. Molti diranno, ma noi non viviamo in Ungheria, cosa dovrebbe importarci? E invece dovrebbe importare. Come vi dicevo, la mia non è una storia d'amore, anche se tutto sommato di amore si parla. Dicevo, comunque, che come ogni giorno mi sveglio sempre con lo stesso pallino patologico, per l'appunto, che mi costringe a pensare che se non sono io a fare quel necessario passo in avanti, allora tutto il mondo è destinato a crollare. Ecco, Daniele Silvestri forse è un uomo un po' troppo positivo dal pensare che io possa avere cose in comune con quelle tre. Tre ragazze all'apparenza perfette, pronte a sminuire chiunque incontrino. Tutti hanno una paura matta di essere giudicati da queste vipere, perciò la gente fa sempre su quel che può accontentarle. Vi presento Chiara ed Anna, l'una l'opposto dell'altra, anche se sono gemelle omozigote. Anna è lo specchio di Chiara. Fa tutto quel che fa la sorella, maggiore di appena qualche minuto. Anna non è cattiva, ma Chiara lo è, ed Anna si adatta come può al suo carattere perfido. Se dovessi associarla ad un animale, lei sarebbe un criceto che instancabilmente corre nella sua ruota, come fosse in trappola. Poi c'è Giulia. Meschina, subdola, furba. Fosse per lei tutta la scuola dovrebbe starle ai suoi piedi. Ma che dico, tutto il mondo dovrebbe girare attorno a lei. Giulia Pendrica. Per l'appunto, pare suo padre le abbia regalato un rosario dal quale le è impossibile separarsi. Penso sia la sua costrizione più grande, alla quale non può in alcun modo rinunciare. Il giorno del Signore, casa e chiesa, tutti gli altri apprendista del diavolo. A proposito di santità, santa subito l'ora di religione, unico momento di stacco in cui posso, perché concordato tacitamente con Don Paolo, approfondire i miei studi. Se non si fosse capito, passo 3/4 delle mie giornate a studiare, studiare e ancora studiare. Manuali di politica, giornali di attualità, report e vlog di giovani attivisti. Marina è pronto, vieni a mangiare! Arrivo! Che come me vorrebbero un po' cambiare le carte in tavola. Ma questo non lo diciamo mica a Nonna Maria. Possono ammazzare! E si finiva sempre così. Un piatto caldo, 4 risate e i commenti fuori luogo di mia sorella. E ancora una volta, 4850 sono le cose in comune. Ogni giorno ne cerco una nuova, ma qua mi sembra sempre di starmi ad allontanare dalla meta. Tranne con la professoressa Mariani. Con lei mi sembra che tutto sia un palmo dal naso. Ragazzi, domani vi voglio vestiti di tutto punto, pettinati, camicia bianca, giacca per i ragazzi, anzi che dico, giacca per tutti, no caramelle, no merendine cioccolatose, andremo in un posto speciale. A fare che, prof? A fare le belle statuine. A fare una bella arringa. Ciascuno di voi dovrà difendere la propria posizione su un argomento e attenzione, ne andrà della propria esistenza. Te Marina, ci porti gli arcobaleni, no? Visto che ti piacciono tanto, ce n'è anche qui in casa. E te Giulia che ci porti? Il rosario di tua mamma. No, ragazze, ma che modi sono questi? In piedi, in presidenza, entrambe. Stronza! Bella mossa quella della parolaccia, eh? Vuoi un po'? No, grazie. Marina, dimmi. Come fai? Fare che? Crede che sia normale per le due mamme. In fondo tutti ti prendono in giro. È normale avere due mamme. A me non cambia nulla. Perché dovrebbe cambiare a qualcun altro? Vedi, è come questa merendina. Vedi la marmellata che c'è all'interno? Se ci fosse il cioccolato, cambierebbe il gusto, ma rimarrebbe comunque una merendina, no? E così anche in amore. Le combinazioni cambiano. La sostanza è la stessa. È arrivata mamma, devo andarci. Chi delle due? Cretino. Vabbè, domani mi raccomando, vestiti per bene. Domani si fa la storia. In quest'aula potrei raccontarvi la mia storia, quella di una ragazza tante volte presa di mira, per la sola colpa di essere una figlia di due donne, che nonostante tutto, ogni giorno, in ogni minuto, continuano ad amarsi e ad amare. Eccomi qui, oggi, a mostrarvi il lato opposto della medaglia, quello incompreso, quello che per molti suona come la normalità, ma che per tanti risulta come il diverso. Inizierei chiedendovi una cosa. Sapreste dirmi cos'è l'amore? Personalmente trovo che sia un termine complesso da spiegare. Non c'è parola più bella e sentimento più forte dell'amore. Non è possibile semplificarlo a parole, ma è possibile viverlo, provarlo, riceverlo, donarlo. Invece di definire come normale il concetto assoluto di amore, si definiscono strambe e deviate tutte quelle persone che si amano in una società dove la diversità è incompresa. È incompresa perché fa paura. La diversità ci spaventa. E cosa ci porta a fare il nostro istinto quando abbiamo paura? Ci fa respingere tutto quanto e ci porta a ferire chi ci sta intorno, per salvaguardarci. Sono sicura che alcuni di voi qui presenti sanno molto bene quale sia il modo migliore per ferire qualcun altro. Insultarlo. Bullismo, cyberbullismo, li conosco fin dall'infanzia. Proprio per la colpa di essere figlia di una coppia arcobaleno. Fin da quando ero piccola ho sempre visto i miei genitori lottare per i loro diritti, per dare alle loro figlie tutto l'amore di cui avevano bisogno. Non ci hanno mai privato di nulla, né tantomeno del loro amore. Vedo il mondo sotto gli occhi di chi la cattiveria l'ha vissuta sulla propria pelle. Fin da bambina. E perciò vi urlo, qui, a gran voce, oggi, che la strada per l'accettazione del diverso è ancora tanta, che l'inclusività non basta, che il giudizio deve venir messo a tacere. Mi piacerebbe poter concludere il mio discorso con una citazione. L'omofobia non è una questione di opinioni. È una questione di rispetto per la dignità umana. Grazie a tutti.